L'esperienza è il proseguimento dell'esperienza dell'anno scorso. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto la sfilata e quest'anno abbiamo fatto la canzone. E l'anno prossimo faremo, se cosa, un film, speriamo. Vogliamo sapere la collaborazione. Diciamo che forse il momento clou di questa canzone è stato probabilmente gli ultimi incontri con Faso, quando eravamo comunque molto più uniti e avevamo già un prodotto in mano che era la canzone, potevamo provarla tutti insieme e quindi sentire proprio la realizzazione di questo progetto in mano a noi e poi vederlo legato a un video, appunto, e sembra proprio una canzone fatta da professionisti, insomma. I ragazzi, quando sono venuti in studio, ed era la prima volta in studio, cioè un conto di dire andiamo a fare una canzone, un conto è un certo momento, un bel momento, essere con la cuffia davanti a un microfono e viene lo strizzatore. È la prima volta in studio da Faso. Non avevo mai visto uno studio di registrazione, ero stra-agitata. Però no, è stato bello, soprattutto perché era una taverna, per cui era strano come posto, molto carino. Ognuno di noi ragazzi ha messo qualcosa di sé, ha creato qualche rima parlando della propria esperienza. La prima volta che ci siamo trovati con Faso, che non sapevamo che cosa fare, come muoverci, ed eravamo un po' vergognosi perché avere a che fare con un professionista del genere è abbastanza difficile. Poi appena ci ha fatto sentire a nostro agio è stato un momento fantastico, ovviamente anche questa serata che sta per iniziare e rimarrà sempre in mente per noi. Bignata della Magica Cleme, che ha fatto, pensate, ha fatto per molti anni la mia controfigura in molti film. Yam Ya, era lui che tirava fuori la spazzatura dalla finestra. Ci hanno coinvolto subito, mentre non volevamo, cose così, invece è stato bello. Beh, diciamo che in generale era molto divertente guardare le nostre facce quando venivamo registrati all'interno della sala studio, perché non eravamo abituati, quindi all'inizio erano grandi risate in generale. E quindi con Bildiada ci siamo attivati per fare una cosa bella, giovane, allegra, che potesse intrattenere il pubblico, sia dei ragazzi che comunque delle persone che ci aiutano. Quando abbiamo ascoltato per la prima volta la canzone realizzata, a tutti sono venuti i brividi. Come fare? Sinceramente, le prime volte che ci siamo trovati in istituto, farsi cantare delle melodie equivaleva a non raccogliere nessun materiale. Si dice, cantami qualcosa, niente. Faso in ospedale ci ha fatto canticchiare una strofa che ci veniva in mente, ognuno si è emozionato da solo come una magia. E quello che noi abbiamo voluto cercare di fare è davvero cercare di creare un modello di medicina diverso, in cui al centro non c'è una malattia, ma c'è una persona, neanche un paziente, una persona con la sua normalità. Quindi portare la normalità in ospedale, portare la bellezza, la creatività, la forza di questi ragazzi. La parte più, diciamo, che mi ha sconvolto, che mi ha divertito, è quando ho scoperto che la copertina del CD, per cui avevo fatto uno schizzo come idea di disegno, ho scoperto che la copertina è stata realizzata esattamente con lo schizzo. Tutto il lavoro creativo è stato fatto insieme e mentre stavamo generando frammenti di note, cantami questo, dimmi quest'altro, dimmi quell'altro, a un certo punto Matteo, uno dei ragazzi, ha detto: ho avuto un'idea di copertina ed è diventata la copertina. Quindi, questo è quello. Potete scegliere una cosa bella o una cosa di Matteo. Avete scelto? Sì, esatto. Beh, è stato un modo un po' particolare di rincontrare delle persone che avevano vissuto le mie stesse esperienze e con la quale condividevamo pensieri simili
e non avevamo mai provato magari ad esprimerli totalmente. Questo è stato un modo per riuscire a tirar fuori quello che avevamo dentro, che non era solo rabbia, ma vi era anche un sacco di speranza e di buoni propositi. Però alla fine viene fuori una canzone che esiste, che suona, non so perché, ha una sua dimensione. E poi arrivano quei due rompiballe degli anni delle storie tese, Rocco Tani, che Cesare, che poi non riesco a lasciarli fuori da un progetto, ma neanche, prima o poi arrivano, e arriva il Cesare che qua dice: voglio suonare anch'io la chitarra. E suono la chitarra e mi fa la sola chitarra, bellissima. È lì il bello. Comparire senza apparire, esserci senza essere visto.